miei due bambini vanno a scuola alla St. Dominic School. Il primo è Alvin. Alvin ha 11 anni e è in quinta elementare. Il secondo è Alan, lui ha 8 anni e frequenta la seconda elementare. Loro possono andare a scuola perché sono stati adottati a distanza. Da soli noi non saremmo stati capaci. Proprio perché c'è l'adozione riusciamo a mandarli a scuola e loro possono quindi così continuare gli studi. Nel 2010-2011 è iniziata la mia malattia. In quel periodo eravamo davvero disperati economicamente ed eravamo anche molto stanchi fisicamente e spiritualmente. Io non ero capace di preparare loro da mangiare per la scuola e inoltre non riuscivo a pagare la retta scolastica. In questo momento sono in una situazione particolare perché la loro mamma è molto malata. E come tutti gli altri bambini, all'ora di pranzo e merenda loro non portavano niente. Una volta che le maestre si sono accorte di questo fatto, ci hanno informato, siamo andate a visitarli nella famiglia e abbiamo capito che Gina stava molto male, aveva la malattia di artrosi e stava a letto, non poteva muoversi. Allora abbiamo proposto l'adozione a distanza a questi bambini e lei ha detto di sì, d'accordo con il marito, con i familiari, e noi abbiamo iniziato il progetto dell'adozione anche per questi bambini. L'adozione a distanza è iniziata nel 1980. La famiglia italiana o chi prende in adozione questi bambini mandavano dei soldi perché possono studiare tranquilli. Nell'insieme attualmente saranno 2000 bambini, però forse tanti bambini hanno già finito questa adozione, sono sistemati nella vita o sono diventati mamma di famiglia, papà di famiglia, con un lavoro, con qualcosa. L'adozione inizia quando viene a mancare un genitore o ambedue i genitori per morte. Poi c'è un altro caso in cui se sono diversi fratelli che studiano nella nostra scuola, ad uno diamo l'adozione, oppure come nel caso di Gina che sono malati. Gli zii adottivi italiani sono venuti qui a casa mia a visitare i miei bambini. Considero questo evento davvero come una grande fortuna. Una volta all'anno normalmente mandiamo loro una lettera e la fotografia dei bambini. E anche gli zii adottivi mandano la loro risposta. Sono molto, davvero molto contenta di questo. Questa adozione è un dono da parte di Dio. E così i miei bambini possono andare a scuola e studiare. Considero tutto questo una grazia.